Buonasera a tutti, grazie per essere qui e grazie al nostro speaker di oggi, il professor Maurizio Prato dell'Università degli Studi di Trieste. Io sono Marco Valdes, sono coordinatore del progetto VIS, e VIS sta per Virtual Immersions in Science, ovvero sia immersioni virtuali nella scienza, ed è il progetto di outreach e divulgazione scientifica della Scuola Normale Superiore. Questo per le aree che vedete rappresentate alle mie spalle, che sono cinque aree per adesso, che sono biofisica, chimica, cosmologia, fisica delle particelle e archeologia e storia antica. Lo scopo di VIS è appunto quello di divulgare sia le scoperte scientifiche principali ottenute alla Scuola Normale e nelle altre università italiane, che è quella di far capire a chi non fa ricerca in cosa consiste proprio fare ricerca sia dal punto di vista proprio scientifico che dal punto di vista più quotidiano e personale. VIS è nato da meno di un anno come progetto, perché è stato inaugurato nel marzo dell'anno scorso. E comunque ha già avuto insomma, un buon numero di partecipanti. Il sito che vedete alle mie spalle, vis.sns.it, ha avuto più di 60.000 click già. E le due attività principali che hanno avuto un buon successo sono le visite al Cave 3D. Il Cave 3D è una stanza per la visualizzazione avanzata dei dati scientifici in modo tridimensionale, immersivo, interattivo, e fa parte del Dreams Lab. Il Dreams Lab che ringraziamo perché ci permette appunto di utilizzare il Cave 3D, che si trova appunto all'interno del Palazzo della Carovana. E questa attività ha permesso a molte persone e anche a classi intere di istituti superiori in Pisani, anche in province vicine, di proprio fare questa esperienza di vedere dati scientifici prodotti alla Scuola Normale in modo completamente immersivo e innovativo. L'altra attività principale è quella delle conferenze pubbliche, che appunto è quella a cui state assistendo oggi, in cui alcuni tra i più grandi scienziati italiani parlano della loro ricerca, di una loro scoperta e del modo in cui fanno ricerca, proprio anche quotidianamente. A queste due attività aggiungeremo adesso una terza attività che si chiama Un giorno da ricercatore, che darà la possibilità a cinque studenti di istituti superiori di tutta Italia, selezionati per criteri di merito, di vivere una giornata da ricercatori, quindi seguire un ricercatore, un gruppo di ricerca alla Scuola Normale, e il tutto appunto sarà spesato dalla Scuola Normale, sia il viaggio che il vitto all'alloggio, quindi sarà sicuramente una possibilità notevole, diciamo, per i cinque ragazzi che vinceranno. E l'altra cosa che volevo menzionare è la collaborazione con la biblioteca e l'archivio per fare delle esposizioni a tema dopo le conferenze. E la prima sarà proprio oggi, nella sala qui sulla destra, la sala del ballatoio. Dopo la conferenza sarà possibile visitare un'esposizione a tema con materiali molto, insomma, di tipi diversi, ma sicuramente molto interessanti. Si va dalle prove, dagli originali della prova di ammissione alla Scuola Normale, scritta da Enrico Fermi nel 1918, a testi preziosi della biblioteca, testi antichi, a materiale scientifico che verrà spiegato da perfezionanti del NEST, che è un laboratorio che appunto è una delle eccellenze proprio per lo studio del grafene, e ci sarà anche materiale fornito dai ricercatori del Dreams Lab. Quindi questo appunto sarà visitabile subito dopo la conferenza, quindi vi invito a partecipare. Ok, lascio la parola al professor Barone, professore di chimica teorica e computazionale della Normale, che può presentare il nostro speaker di oggi. Sì, buonasera a tutti. Stasera sono in veste di professore di chimica, non di direttore del Dreams Lab, che è l'altro cappello che in genere metto, per cui i ragazzi che saranno di là insieme a quelli del NEST in realtà sono perfezionanti di chimica della Scuola Normale, che spero vi daranno un'idea dell'interfaccia con grafene, nanotubi, eccetera, da un punto di vista un po' più chimico, quindi complementare a quello fisico che verrà dato dagli altri perfezionanti. A parte questo, la chimica è l'unica
l'ultima arrivata alla scuola normale, come, almeno come gruppo di ricerca, esiste sostanzialmente da 7 anni e sta cercando di recuperare in qualche modo il tempo perduto facendo una serie di attività sia promozionali sia culturali che scientifiche. Lo dico questo non tanto per, dal punto di vista scuola normale, ma per introdurre la presentazione del professor Prato, che è probabilmente il chimico italiano oggi più conosciuto al mondo. Io non sono un particolare appassionato, anche se ci ho lavorato, di confronti bibliometrici, numeri, H-index e quant'altro, ma quelli di Maurizio, mi permetto di chiamarlo Maurizio perché siamo amici, insomma, quindi sono veramente impressionanti e quindi li trascuro completamente. Se invece preferisco dirvi alcune altre cose che non sono organizzate in maniera perfettamente funzionale o molto precisa, ma sono basate su una serie di conoscenze e ricordi, preferisco farlo in questa maniera perché penso di essere nel caso abbastanza preparato. Lui è come me di origine meridionale, anche se non è campano ma pugliese, ma si è formato sostanzialmente all'Università di Padova, dove si è laureato in chimica, in uno dei gruppi tradizionalmente più forti e più importanti della chimica organica in Italia. Dopodiché a un certo punto si è trasferito a Trieste, dove ha sostanzialmente inventato nella facoltà di farmacia un approccio integrato che parte dalla chimica organica, nel senso di essere sviluppato su sintesi e caratterizzazione da un punto di vista microscopico di questi nuovi materiali, ma che si è molto fortemente integrato poi, come ci racconterà oggi, con aspetti applicativi che spaziano in molti campi, che includono anche aspetti medici, che sono credo quelli su cui si concentrerà oggi. La cosa interessante su questo, come vi dicevo, ha una produzione scientifica assolutamente impressionante, ha ricevuto una serie di riconoscimenti nazionali e internazionali, di cui credo l'ultimo, a meno che non me ne sia sfuggito qualcuno, è la medaglia della Società Chimica Italiana che ha ricevuto l'anno scorso, è accademico dei Lincei, tutto quello che volete credo che Maurizio l'abbia ricevuto come riconoscimento internazionale, è infatti sempre in giro, è molto difficile da trovare perché è talmente invitato a fare conferenze in tutti gli angoli del mondo che quando uno lo sente non sa esattamente in quale parte del mondo sia, ma è sicuro che ha appena finito di fare o sta per fare un seminario. Questo lo dico perché ha unito alla sua attività di ricerca, secondo me, due altri aspetti che io considero molto importanti. Uno è il fatto di spaziare su molti campi partendo da una specializzazione molto forte di partenza, ma è riuscito a implementarla e applicarla a molti campi, a parlare con molte persone di origine scientifica diverse e a coinvolgerle nelle sue attività di ricerca. E due, a dimostrare che anche in Italia si riesce a fare attività di ricerca scientifica di alto livello e a esportarla all'estero, a non importare quello dell'estero in Italia. E questo io è una cosa a cui sono particolarmente sensibile per una serie di motivi. Vi ripeto, è un piacere e un onore avere qui oggi il professor Prato, e io non ricordo esattamente, ecco meno male, non ricordo esattamente il titolo della conferenza, vi segnalo che le nanoscienze sono ormai un'area trasversale fra varie discipline che spaziano dalla fisica alla chimica all'ingegneria, e un approccio chimico è abbastanza interessante perché è complementare a delle cose che uno, soprattutto nel contesto qui della scuola, ha più l'abitudine di sentire. E poi, come vi dicevo prima, spinte verso la frontiera della medicina che conosco meglio, come applicazioni su cui tra l'altro credo 6 anni fa il professor Prato ha preso un ERC Advanced Grant, che come molti di voi sanno è tra i finanziamenti della ricerca più prestigiosi che la comunità europea fornisce, e invece rispetto all'energia ne so di meno e quindi ascolterò con particolare attenzione oggi. Prego. Grazie Enzo per la gentilissima e pompatissima introduzione.
e ringrazio anche Marco Valdés per aver organizzato questo pomeriggio pseudoculturale. E mi fa piacere ritornare qui dove sono stato non molto tempo fa, sempre grazie a un invito del professor Barone. E sono molto incazzato perché non mi hanno dato il grant ERC. E ho fatto la richiesta di rinnovo e non me l'hanno dato, quindi e mi hanno giudicato anche non abbastanza competitivo come dati bibliometrici, quindi immaginati che banda di lazzaroni. E questo non lo registriamo, eh? Allora, quindi oggi così dobbiamo fare una chiacchierata su l'esperienza di uno scienziato che tutti quanti immaginiamo sempre chiuso nel laboratorio. Oggi come oggi non sei più chiuso nel laboratorio, ma sei più nell'ufficio di fronte a un computer. Ci roviniamo gli occhi, ci viene il mal di testa, però siamo là sempre attaccati, non riusciamo a staccarci. E quello che, diciamo, il punto di partenza, così, è quello che uno sente quando comincia, da dove si comincia e dove si vuole arrivare. Però, diciamo, qual è lo scopo, qual è il principale obiettivo di uno scienziato? Ovviamente si vogliono risolvere i problemi del mondo, no? I problemi del mondo sono di diversa natura e tra quelli, cioè qui ce ne sono alcuni: energia, acqua, ambiente, malattie, povertà, eccetera, guerre. Per quello che riguarda la scienza ce ne sono alcuni, alcuni sono più problemi di società, alcuni sono problemi che riguardano più la scienza, in cui la scienza può effettivamente portare un contributo. Di questi problemi, per esempio, se prendiamo l'energia, sappiamo che stiamo consumando tutte le risorse disponibili e quindi sappiamo che queste risorse prima o poi finiranno, però continuiamo a utilizzarle senza scrupolo. E quindi si sa già che a un certo punto abbiamo tutto questo continua variazione del prezzo del petrolio, ma in realtà prima o poi saranno 50, saranno 100, saranno 150, questo è sempre un oggetto di disputa. Ci sono alcune persone che sono convinte che il petrolio andrà avanti per sempre. E purtroppo dobbiamo anche confrontarci con diciamo, convinzioni di questo tipo. Allora, qual è qui il contributo che può dare uno scienziato? Beh, la prima cosa che si può fare è di utilizzare i sistemi che somigliano alla natura. Quindi, per esempio, noi sappiamo che la natura ogni giorno, con ogni fotone che il Sole manda sulla Terra, c'è tutta una serie di processi chimici e biochimici che avvengono all'interno delle piante, che cominciano proprio con l'arrivo del fotone sulla foglia, che il fotone viene catturato dalle clorofille, quindi poi l'energia che viene sviluppata attraverso l'assorbimento di un fotone viene poi utilizzata, per esempio, per per ossidare l'acqua a ossigeno, e quindi dopo il processo globale consiste in questa reazione importantissima, perché non solo si producono alimenti, ma soprattutto ossigeno che a noi serve per respirare e sopravvivere. Quindi questo processo però comincia in questa maniera, quindi sia quando viene sviluppato un certo tipo di processi, si arriva qui all'ossigeno, poi i protoni e gli elettroni vanno da un'altra parte, qui dove si sviluppano delle altre reazioni. E quindi una delle cose importanti che si potrebbero fare come energie alternative, per esempio, sviluppare una tecnologia dell'idrogeno.
La reazione fra l'idrogeno e l'ossigeno produce acqua con un procedimento, un processo chimico molto esotermico. Lo sviluppo di idrogeno e ossigeno dall'acqua porterebbe alla preparazione di quantità di idrogeno partendo da un composto molto abbondante sulla Terra, e quindi questo si potrebbe fare tutto un ciclo virtuoso in cui l'acqua si divide in idrogeno e ossigeno, l'idrogeno e ossigeno si combinano per formare acqua, e quindi tutto questo sarebbe veramente un circolo vizioso, un circolo virtuoso. Ovviamente dei due questo è un processo spontaneo che avviene con grande sviluppo di calore, questo è un processo, il processo inverso costa un sacco di fatica, e quindi è questo il processo ovviamente che è molto difficile da fare. Questo è un argomento di cui vi parlerò fra un po'. L'altro argomento di cui vi vorrò parlare è quello in cui parleremo della frattura del midollo spinale, in cui quando è avvenuto un danno le fibre nervose non comunicano più, e quindi vogliamo gettare un ponte fra queste zone del midollo spinale per vedere se si può recuperare il segnale elettrico e quindi la motilità. Ora, mentre venivo qui oggi da Trieste, mi facevo delle domande perché, come diceva il professor Barone, siamo sempre in giro, siamo sempre occupati, e quindi ho dovuto pensare a qualcosa da raccontarvi oggi in treno mentre venivo qua. E ho pensato, dico, ma quando io ero ragazzo, quando è che ho cominciato a pensare che cosa avrei voluto fare da grande, che cosa è successo veramente, che cosa avrei voluto, un altro tipo di vita, eccetera. E mi è venuto, mi sono ricordato che quando ero ragazzo, quando facevo il liceo, avevo 15-16 anni, leggevo moltissimo le scienze, mi appassionavano un po' tutte le scienze, mi piacevano un sacco i giochini matematici, però la cosa che mi piaceva di più era la genetica. Avrei voluto fare il genetista. Però, per una serie di motivi, insomma, che adesso è troppo lungo raccontare, alla fine ho deciso di fare chimica. E quando ho deciso di fare chimica, come vi ha detto il professor Barone, io sono nato a Lecce, cresciuto a Lecce, quindi quando dovevo andare all'università, faccio un'altra premessa. Mio padre, che è scomparso alcuni anni fa, era professore di letteratura greca all'Università di Lecce. E mio fratello, che è di 3 anni più grande di me, voleva fare la stessa carriera letteraria, voleva studiare lettere anche lui. Però mio padre, non so se qualcuno di voi è della classe di lettere per cui conosce il nome di Carlo Prato, comunque Carlo Prato era un'autorità sicuramente nazionale, insieme a Bruno Gentili, della letteratura greca italiana, filologia greca in generale. E mio fratello voleva studiare la stessa materia, voleva studiare pure lui letteratura greca. E mio padre aveva paura che gli facesse fare brutta figura, e quindi non voleva assolutamente che lui facesse lettere. E poi diceva che i professori di università muoiono di fame, quindi basta, che lui doveva fare medicina perché i medici sono tutti ricchi. Allora, che cosa è successo? Che mio fratello nel frattempo, siccome non è un tipo molto deciso, io diciamo da questo punto di vista, io a 16 anni ho deciso che avrei fatto chimica, basta, mi sono messo e poi mi sono iscritto a chimica, ho fatto tutto. Lui l'estate prima di iscriversi all'università non sapeva se si doveva iscrivere a medicina o a lettere. E quindi, questa è una storia che non sa nessuno, non te l'ho mai raccontata neanche a te. E l'estate prima di iscriversi all'università, insieme con i miei, abbiamo fatto tutta la famigliola allegra, abbiamo fatto un giro e siamo andati a Pisa e a Padova. A Pisa perché? A Pisa c'era un professor Nenci, non so se qualcuno l'ha sentito nominare, Giuseppe Nenci, che era un professore di storia molto bravo, che mio padre conosceva molto bene, quindi
diciamo, sapeva che c'era una buona scuola a Pisa e quindi nel caso mio fratello avesse scelto lettere doveva andare a Pisa. Mentre invece medicina era più famosa a Padova e quindi nel caso di scrivesse a medicina doveva andare a Padova. Quindi la conclusione, cioè la conclusione è ancora lunga, mio fratello quindi è stato costretto da mio padre a iscriversi a medicina a Padova. Solo che dopo un po', invece di andare a seguire le lezioni di medicina, andava a seguire le lezioni di lettere a Padova. E quindi a un certo punto lo ha confessato a mia madre è intervenuta e ha detto a mio padre: senti, non dare più tanto fastidio, questo vuole fare lettere, facciamogli fare lettere. Quindi dopo si poteva cambiare, lui cambiò subito e quindi poi fece lettere, insomma, poi ha fatto una brillante carriera, ha fatto l'università anche lui, dice il professore universitario, eccetera. E quindi la cosa curiosa che così mi veniva di pensare oggi è che se per qualche motivo lui fosse stato una persona un po' più decisa, lui si sarebbe iscritto a lettere a Pisa e io sarei andato a Pisa a studiare e non a Padova. E quindi chissà che cosa sarebbe successo della mia vita. Però questo è un tema che mi interessava molto sviluppare qui stasera, perché che cosa influenza le nostre vite? Sono queste cose casuali o sono anche delle volontà che noi vogliamo inserire nelle nostre vite, che quindi prendiamo delle decisioni? E alla fine è una miscela delle due, perché uno deve voler sapere dove andare e deve poter scegliere. Allora, quando sono arrivato a Padova, insomma, dopo ho fatto tutti gli studi e sono diventato ricercatore, il gruppo in cui ero era il gruppo del professor Modena e del professor Scorrano che Enzo Barone ha richiamato alla vostra attenzione. Era un gruppo molto, molto forte, molto conosciuto nel mondo, e questo è stato un primo punto di forza della mia carriera, cioè crescere in un gruppo forte dove si fa ricerca ai massimi livelli, in competizione con il resto del mondo, e sicuramente vuol dire partire con il piede giusto. Quindi anche qui, diciamo, c'è stata sia la fortuna di essere capitato in un gruppo del genere, ma d'altra parte anche ho voluto io inserirmi in questo gruppo quando dovevo scegliere dove andare a lavorare. Dopodiché però, dopo 4-5 anni che lavoravo in questo gruppo, mi sono un po' stufato. E quindi, questa è la molla che ci porta dove dopo possiamo arrivare. E quindi, contro il volere del mio professore, il professor Scorrano, io sono andato a Yale, all'Università di Yale, perché all'Università di Yale c'era un gruppo di sintesi chimica organica che era fortissimo, il gruppo del professor Danisceschi. E lì ho imparato a fare cose di questo genere, tipo molecole grosse, ma soprattutto ho imparato a come si lavora in un gruppo competitivo, ancora più competitivo. Questo era il gruppo del professor Danisceschi, era sicuramente uno dei primi nel mondo per la sintesi organica. Ora, la chimica organica fatta bene è estremamente seria e molto, molto precisa, per cui avere cominciato la carriera studiando rigorosamente la chimica organica è stata una cosa importantissima, e di questo sono grato, molto grato ai miei professori, perché la cosa forse più importante che mi ha insegnato il professor Scorrano è stata proprio quella di serietà e di assoluta professionalità nello studiare i composti organici. E quindi questo me lo sono portato sempre, adesso anche che faccio delle cose in cui c'è un sacco di cialtroneria, noi stiamo sempre molto attenti a dire le cose come stanno e le cose nel modo giusto. Quindi quando sono tornato a Padova ho cominciato a lavorare un poco sulla sintesi organica, però dopo un po' mi sono stufato anche di quello. Uno si potrebbe chiedere, insomma, cosa vuoi. E quindi
sono tornato negli Stati Uniti, però stavolta ho voluto cercare un posto più carino e sono andato all'Università di Santa Barbara, dove oltre al clima stupendo e alle palme c'era un gruppo che cominciava a lavorare su dei materiali nuovi. Era stato appena scoperto da qualche anno il fullerene e quindi c'era tutto un fermento sulla chimica del fullerene e Santa Barbara era proprio il centro della chimica del fullerene dove ho imparato a lavorare su questo nuovo materiale. Dopo sono tornato a Padova e ho cominciato a lavorare un po' per conto mio, nel senso che finalmente avevo il mio... volevo lavorare su un certo settore, volevo proprio cominciare finalmente la mia carriera indipendente, eccetera. E mi ricordo che, vabbè, questo diciamo, è inutile che lo dica, qui in tutti i posti dove sono stato, a Padova, a Santa Barbara e a Yale, si lavorava sempre, si lavorava dalla mattina alla sera, si lavorava il sabato e la domenica e quindi diciamo, la vita dello scienziato è quella e così è. E, però c'era un particolare ancora più interessante. Io a Padova abitavo a 50 metri dal dipartimento e non c'erano ancora i computer, per cui quando mandai il primo articolo che rappresentava il mio primo lavoro importante da senior author, che è questo, che è un lavoro del 93, e mi ricordo che quando fu accettato sul JEX io aspettavo il fax e quindi ogni sera prima di andare a dormire, siccome in America c'era il, naturalmente era ancora giorno, io la sera, ogni sera prima di andare a dormire, siccome stavo appunto a 50 metri, andavo là, guardavo il fax per vedere se arrivava e una sera è arrivato il fax in cui questo articolo veniva accettato e quindi è stato pubblicato. Dopo, così, ce ne sono stati tanti, insomma, e credo il momento in cui si scrive l'articolo e si viene accettato da un giornale importante, da una rivista importante, penso che sia una delle massime soddisfazioni di noi ricercatori, perché appunto abbiamo un riscontro immediato di come se il nostro lavoro sta effettivamente funzionando oppure no. Direi che ancora adesso credo di non tengo neanche il conto veramente perché sono tanti, ma penso di aver pubblicato circa 500 lavori e ancora adesso quando aspetto le notizie dell'editore del giornale aspetto sempre con una certa ansia, insomma mi piace vedere che insomma un articolo viene bene accettato dalle riviste perché quello appunto è una cosa importante. E un altro particolare molto importante della nostra attività è il fatto che, io questo l'ho sempre detto, l'ho visto fare a pochi. Io la mattina quando vado a lavorare corro, ma non perché voglio fare sport, corro perché mi piace andare a lavorare. Corro per andare, adesso per andare in ufficio, una volta correvo per andare in laboratorio, facevo le scale a 4 per arrivare appunto a lavorare, perché era una cosa che mi piaceva un sacco e quindi... lo facevo e continuo a farlo adesso, anche se adesso la cosa che mi tocca quando arrivo è entrare in ufficio, aprire il computer, accendere il computer, aprire la posta e vedere se c'è qualche articolo accettato oppure se c'è qualche invito. Più normalmente c'è un invito a qualche conferenza in giro per il mondo, che dico... No. Chissà se questa posso andare o non posso andare, vabbè. E in tutto questo la famiglia naturalmente viene un poco trascurata, però insomma per adesso siamo riusciti a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Allora, quello che racconta
questa storia qui è che a un certo punto ci siamo messi a lavorare su una classe nuova di composti, che appunto erano i fullereni. Dopo i fullereni sono venuti fuori i nanotubi e dopo i nanotubi il grafene. Sono sostanze, fondamentalmente sono sostanze fatte esclusivamente di atomi di carbonio, che è arrangiato in modi diversi, per cui qui sono arrangiati in una sfera che è proprio simile a quella di un pallone da calcio, questo è un tubo, quindi è monodimensionale, mentre invece il grafene è bidimensionale, però essenzialmente sono sostanze fatte di atomi di carbonio e sono cosiddette forme allotropiche del carbonio, cioè forme fatte di carbonio, esclusivamente di atomi di carbonio, quindi sono forme che, in cui l'atomo di carbonio si può presentare per esempio in natura. Allora la grafite per esempio è un composto naturale, quindi gli atomi di carbonio si sistemano in questa maniera e dopo questo è l'aspetto esteriore, ovviamente dopo noi lo conosciamo nelle matite, poi c'è il diamante. Diamante, mia moglie sta ancora aspettando, ma il diamante che è un'altra forma allotropica, anche questa, proprio la struttura di come si sistemano insieme gli atomi di carbonio detta poi le proprietà macroscopiche, quindi la grafite ha un certo tipo di forma, il diamante ha un altro tipo di forma. Queste forme in teoria si possono interconvertire e effettivamente ad altissime pressioni, ad altissime temperature, la grafite si può trasformare in diamante, però insomma, è un processo che poi alla fine non paga. E come vengono, appunto, i fullereni, il nanotubi e il grafene sono ancora delle forme allotropiche di carbonio perché sono fatte esclusivamente di atomi di carbonio, però non sono diciamo naturali, nel senso che non sono, tranne alcuni casi sporadici, non sono tanto diffusi in natura e quindi normalmente sono fatti attraverso questo processo che è un processo di arco voltaico, praticamente si chiude un circuito, si applica una differenza di potenziale molto alta e ha una sbarra di grafite, la grafite siccome appunto si cortocircuita comincia a scaldarsi sempre di più, fino a generare una specie di plasma e fondamentalmente sono atomi di carbonio nello stato gassoso che dopo condensando velocemente in una camera di raffreddamento generano queste forme di carbonio che possono essere sia i nanotubi che i fullereni. Ora, questa introduzione generale per raccontare che queste sostanze hanno avuto, sono arrivate a un certo punto e hanno avuto una grandissima accoglienza nell'ambiente scientifico. Una delle discipline che sono state studiate maggiormente utilizzando questi composti è la cosiddetta nanomedicina, che comprende diverse discipline, diciamo diversi campi applicativi. Per esempio, si possono preparare delle protesi per medicina rigenerativa e quindi ci sono protesi per esempio per osso o per muscolo che possono essere costruite utilizzando fra gli altri anche questi materiali, poi ci sono, possono esserci dei vettori per il rilascio controllato di farmaci, poi ci possono essere anche diciamo, tecniche di ipertermia, di nanoterapia, cioè si brucia per esempio un tumore, oppure nanodiagnostica nel senso che ci sono dei sensori ultrasensibili che possono essere costruiti con questi nanomateriali. Per farvi capire a che livello siamo, se noi andiamo sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù nelle dimensioni, arriviamo a un certo punto che siamo alla dimensione di un miliardesimo di metro. Queste dimensioni sono paragonabili a quelle di una cellula, anzi sono addirittura inferiori a quelle di una cellula. Quindi potremmo pensare anche di strutturare un nanomateriale fatto in questa maniera in cui noi mettiamo insieme un agente targeting, cioè che andrà a colpire questa cellula specifica, e poi il farmaco che viene rilasciato in questo momento per uccidere, per esempio, esclusivamente cellule cancerose e lasciando
intatte le altre, quindi senza produrre danni alle altre cellule. Quindi in generale i nanomateriali in genere possono contribuire a migliorare le nostre condizioni di salute. Quindi una cosa che vi ho fatto vedere adesso si potrebbe chiamare magic bullet, cioè un proiettile magico che va a colpire esclusivamente le cellule malate, lasciando integre quelle sane. E quindi, per esempio, ci potrebbe essere un vettore, un trasportatore, che noi potremmo caricare con diverse entità, che potrebbero essere una molecola pilota, cioè una molecola che guida tutta la baracca verso l'obiettivo che ci siamo prefissi, un agente di contrasto che ci dice dove si trova tutto l'accrocco, il farmaco che deve essere rilasciato al momento giusto, e quindi delle molecole reporter che ci raccontano che cosa sta succedendo. Nel caso dei nanotubi di carbonio si possono anche mettere dei metalli pesanti all'interno del nanotubo, e quindi questo è un valore aggiunto. E perché si potrebbero usare i nanotubi di carbonio, per esempio, che sono una cosa così artificiale? Perché in acqua i nanotubi di carbonio si comportano così. Questa è un microscopio a fluorescenza che è stato messo a punto da Bruce Weissman alla Rice University, e praticamente noi possiamo immaginare è un nanotubo in acqua che si comporta così come un vermicello, e noi possiamo pensare che questo vermicello a un certo punto si direziona verso una cellula, può entrare all'interno delle cellule e quindi può rilasciare eventuali contenuti che potrebbero essere per esempio farmaci anticancro. Allora, questi nanotubi di carbonio che cosa sono? Sono delle sostanze, come vi ho fatto vedere prima, cilindriche, formate da esagoni e da atomi di carbonio. Le dimensioni di questi nanotubi sono di solito un nanometro, cioè un miliardesimo di metro di diametro, e possono essere anche molto lunghi, molti micro, cioè un millesimo di metro. E tanto per avere un'idea, i nanotubi sono circa un cinquantesimo delle dimensioni di un capello umano. Le cose più importanti dei nanotubi sono che hanno una grande resistenza meccanica, quindi sono molto robusti, molto, molto duri, e quindi possono essere utilizzati per esempio per irrobustire alcuni tessuti, e quindi per esempio per preparare, che ne so, tessuti, giubbotti antiproiettili oppure cose del genere. E poi soprattutto, per quello che ci interessa oggi, possiedono delle proprietà elettroniche interessantissime, perché possono essere sia metallici che semiconduttori, e quindi semiconduttori possono essere utilizzati in circuiti elettronici di dimensioni molto molto piccole, i metallici invece possono essere utilizzati come elettrodi, quindi proprio per condurre la corrente. Qui vedete la struttura di un nanotubo di carbonio. Dall'interno vedete che è come una gabbia metallica, questi legami sono legami carbonio-carbonio, quindi sono legami fortissimi, e quindi la robustezza di questo materiale deriva anche dal fatto che questi legami sono forti. Quindi che cosa è che facciamo noi? Diciamo, fin qui questa è la parte nanotecnologie, nanoscienze. Quello che facciamo noi è che noi prendiamo questi materiali, se voi li vedete, quando questi si comprano, sono in commercio, sono come una polvere nera intrattabile, sono proprio una specie di cenere, perché questi materiali si ottengono, appunto, come avete visto prima, bruciando il carbone, quindi è una specie di cenere. Quindi sono difficili da manipolare, da maneggiare, quindi noi ci applichiamo delle reazioni, facciamo delle reazioni, e quindi in questo momento i nanotubi diventano più facili da manipolare, li possiamo mettere in soluzione, quindi li possiamo sviluppare con diverse tecniche, diventano puliti, li possiamo osservare al microscopio elettronico, hanno delle forme, come vedete, tubolari, e quindi possiamo scegliere di sviluppare delle applicazioni sia in scienza dei materiali che in nanomedicina. Quindi, per esempio, il problema di cui vi volevo parlare oggi, che forse è la tematica più affascinante che stiamo sviluppando nei nostri laboratori, è la potenziale cura della lesione del midollo spinale. Quando si ha un incidente e si ha uno spostamento della spina dorsale, si può avere la rottura del midollo spinale. Questo significa, questa è una malattia gravissima che causa un sacco di nuovi casi all'anno,
In Italia sono circa 80.000 le persone che soffrono di lesione midollare. E la cosa più brutta è che il 48% delle lesioni è di origine traumatica ed è quella che colpisce prevalentemente persone giovani, tra i 10 e i 40 anni. Quindi quello che succede è che praticamente i segnali che arrivano attraverso le fibre nervose dal cervello non raggiungono gli organi esterni e quindi non si riesce a controllare nessuno degli organi a seconda di dove è avvenuta la frattura. Più alta è la frattura, peggiore è la situazione. E quindi si può avere una parziale o una totale paralisi. La cosa che succede di fatto è questa. I nervi che partono da sopra e arrivano sotto sono interrotti, ma diciamo in teoria si potrebbero ricollegare, ma in realtà quello che succede è che si formano delle cicatrici. Queste cicatrici sono isolanti e quindi si formano queste cicatrici che isolano completamente il segnale. Quindi non è possibile proprio portare il segnale da una parte all'altra. Una delle cure che sembrava più promettente è quella con le cellule staminali. Sembrava, siccome ci sono cellule staminali, che specialmente quelle pluripotenti che possono generare neuroni, si è pensato che mettendo qua delle cellule staminali si sviluppavano neuroni e quindi si poteva, dopo, attraverso l'interazione di questi neuroni, si poteva rigenerare appunto il collegamento elettrico. In realtà quello che è successo è che le cellule staminali inserite in queste fratture hanno generato anch'esse cicatrici e quindi hanno impedito ancora di più la formazione del tessuto nervoso. E c'è stato un caso, non so se l'avete visto, se l'avete sentito, è uscito sui giornali, c'è stato un caso, sono state prelevate delle cellule dell'epitelio nasale, sono state inserite, insomma, sono riusciti, dopo 10 anni c'è stata una persona che più o meno sta camminando e quindi forse qualcosa in quel settore si sta muovendo. Però quello che a noi piaceva molto come idea era questo fatto, siccome queste sono fibre nervose e praticamente qui si tratta proprio di creare un ponte che possa aiutare di nuovo le fibre nervose a comunicare oltre queste cicatrici. E quindi abbiamo pensato, se noi ci mettiamo dei nanotubi di carbonio, perché i nanotubi di carbonio? Perché sono fibrosi, possono interagire con le fibre dei neuroni e possono, e sono, soprattutto sono, conducono l'elettricità in maniera molto molto positiva, insomma molto efficientemente. E quindi la prima cosa che abbiamo dovuto fare era di vedere come si comportavano i neuroni, diciamo le cellule neuronali su questo tipo di tessuto, che ovviamente è un tessuto esterno e quindi poteva succedere di tutto. Allora, i primi esperimenti che abbiamo fatto consistevano in questo. Abbiamo preso un vetrino da microscopio, l'abbiamo ricoperto di nanotubi di carbonio e poi ci abbiamo depositato sopra delle cellule. In questo caso neuroni di ippocampo di ratti neonatali. E dopo li abbiamo lasciati crescere, di solito un paio di settimane. Quello che si vede dopo è che questo è il letto su cui depositiamo, il letto di nanotubi, voi vedete le strutture fibrose dei nanotubi di carbonio, e le cellule neuronali crescono benissimo come su un qualsiasi altro supporto. Quello che è interessante qua è di vedere che cosa succede attraverso le varie cellule. Le cellule nervose, quello che fanno è allungano questi dendriti, questi assoni, per cercare di comunicare con tutte le cellule circostanti. Quindi quello che per esempio questo neurone qui sta facendo, si è messo a collegarsi da questa parte, con questo qua e con questo qua, quindi questo neurone avrà una certa attività spontanea, cioè cercherà di comunicare con questi altri attraverso questi fenomeni sinaptici. Quindi se noi ci mettiamo qui e misuriamo la corrente elettrica o gli impulsi elettrici che questo neurone manda in giro, noi li possiamo misurare attraverso una tecnica speciale che vi faccio vedere fra un poco, ma questi comunque è quello che fanno normalmente le cellule neuronali. Quindi se noi andiamo a ingrandire qui,
vediamo che, a parte questo che diciamo strutturalmente perfetto, ma vediamo, quello che vediamo è che questa è la parte del dendrite finale che va a toccare questo. Quindi qui c'è sicuramente una sinapsi. Però vedete i nanotubi che sono più o meno dappertutto e sono molto molto ben integrati. Guardate questo per esempio, sicuramente è a contatto, entra dentro addirittura la membrana. E se ne guardiamo un altro esperimento, guardate questo per esempio, questo nanotubo entra qui dentro. Allora, si vede che dal punto di vista morfologico c'è un'intensa interazione fra i nanotubi e i neuroni. Quindi i neuroni intanto sono vivi e vegeti e sviluppano tutte le loro attività normalmente come se fossero su qualsiasi altro substrato. Ma la cosa particolare è che c'è questa intima, proprio questo intimo contatto fra i nanotubi e i neuroni. Se poi andiamo a guardare, per vedere che cosa succede, noi tagliamo il vetrino a metà, e quindi questo è il vetro, vediamo, questa è una sezione proprio del vetrino. Questo è il vetro, questo è lo strato dei nanotubi, e questa è una sezione di un neurone. E vedete che il neurone normalmente nuota sopra, c'è sempre questa soluzione salina fra il neurone e il substrato dei nanotubi. Però qualche volta vediamo anche questo fatto qui, cioè qualche nanotubo che spunta dal lettino di nanotubi va proprio a perforare la membrana di questi neuroni, senza danneggiarla, perché il neurone continua ad avere la sua brava attività. Allora, quello che facciamo, devo dire subito che questo è un lavoro di collaborazione scientifica con un gruppo molto forte di neurofisiologi dell'Università di Trieste. La professoressa Laura Ballerini è una neuroscienziata con cui lavoriamo appunto da 10 anni e con cui condividiamo tutte queste esperienze. Di fatto sono loro che fanno tutti gli esperimenti sugli animali, sulle cellule, eccetera. Quindi la tecnica che loro usano si chiama patch clamp ed è una tecnica in cui c'è questa è una pipetta in cui c'è un elettrodo qui dentro. Questo viene messo in contatto con la soluzione interna del neurone e quindi attraverso questo microelettrodo noi possiamo sia registrare l'attività spontanea elettrica del neurone, sia possiamo stimolare l'attività elettrica del neurone con degli impulsi elettrici. Quindi possiamo fare due cose con questo microelettrodo. Quindi quando abbiamo guardato l'attività spontanea dei neuroni, abbiamo visto che questo è il comportamento normale sul tessuto di controllo. Quindi si vede che ogni tanto questi sono dei segnali elettrici che un neurone specifico manda in giro agli altri neuroni che ci sono. Questa è la scala dei tempi, questi sono millisecondi, quindi un secondo sarà così, quindi questo e questo e questo c'è un secondo di distanza. Questi ce ne sono due, quindi diciamo un segnale al secondo più o meno per comunicare con gli altri neuroni. Questo invece è quello che succede sui nanotubi di carbonio, cioè la frequenza con cui i neuroni comunicano con gli altri neuroni circostanti è molto maggiore quando i neuroni stanno sui nanotubi. Questa si chiama attività spontanea sinaptica e questa si chiama potenziale d'azione. È una stessa misura, è una misura dell'attività spontanea dei neuroni e vediamo che anche qui con questa misura vediamo che il numero di impulsi che un neurone manda ai neuroni circostanti è molto maggiore quando i neuroni stanno sui nanotubi. Allora questo ci dice due cose importanti. La prima è che i nanotubi sono un materiale compatibile con i neuroni, quindi c'è questa interazione ed è molto i neuroni potevano anche morire, potevano intossicarsi, poteva succedere qualsiasi cosa. Invece i neuroni stanno benissimo e addirittura aumentano la loro attività spontanea, cioè sono spinti a comunicare di più con i neuroni circostanti. E questo può succedere essenzialmente per diversi motivi. Questo è ancora un aspetto che non abbiamo capito perfettamente, però una cosa che sicuramente può succedere è che i nanotubi, essendo come dei minuscoli fili elettrici, possono generare dei cortocircuiti, cioè i segnali elettrici invece che passare attraverso i dendriti che
è il modo normale di mandare i segnali da parte dei neuroni, invece passano più velocemente attraverso i nanotubi, che sono appunto dei metallici, e quindi possono generare dei cortocircuiti che quindi aumentano la velocità con cui i segnali possono essere trasmessi. Un'altra cosa che abbiamo visto, questa non è stata, non siamo riusciti a dimostrarlo ancora, quindi questa è solo un'ipotesi di lavoro. Invece quello che abbiamo visto è che se marchiamo con degli agenti fluorescenti tutte le sinapsi e le calcoliamo, vediamo che sui nanotubi ci sono più sinapsi, cioè sui nanotubi i neuroni sviluppano più contatti sinaptici. Quindi è come se in qualche maniera i nanotubi permettono ai neuroni di sentire la presenza degli altri neuroni e quindi di dirigere i loro neuriti per poter poi mandare dei segnali. Allora, questo se ci serviva per capire in che maniera i neuroni e i nanotubi potevano interagire. Abbiamo visto che tutto funzionava alla perfezione, siamo passati a uno stadio più avanzato, cioè abbiamo preso un'intera fettina di midollo spinale. Questa ovviamente è un sistema molto più complesso rispetto a una cellula neuronale, quindi è un sistema che contiene un po' tutto, tutto il materiale, quindi anche contiene cellule di glia, contiene cellule di supporto, quindi è un materiale molto più complesso ed ha circa 150 micron di spessore. E quindi quello che abbiamo fatto, tanto per cominciare, abbiamo guardato che cosa succede se noi depositiamo una fettina di midollo su un vetrino di nanotubi. E quello che abbiamo visto è questo. Questo è in fase diversa, diciamo, questo è in contrasto di fase, questo è in fase diretta, ma insomma questo è il controllo e questo è sui nanotubi. Però essenzialmente è una fettina che sta, questa sul vetro, su un supporto particolare che si chiama chicken plasma, e questo è sui nanotubi. Quello che si vede è che cos'è? Che il numero di fibre sui nanotubi aumenta del 40%, quindi le fibre che si sviluppano sui nanotubi di carbonio sono il 40% più fitte e sono anche per il 25% sono più lunghe, quindi non solo ce ne sono di più, ma si allungano anche di più. E ovviamente questo era una cosa molto importante per noi, perché ovviamente quello che noi vogliamo fare è che queste fibre si allunghino per poter dopo comunicare con l'altro pezzo di midollo spinale. E quindi siamo passati a questo punto all'esperimento successivo, cioè se noi prendiamo due fettine di midollo spinale e le mettiamo sul vetro a distanze per cui loro non possono comunicare fra di loro, quindi loro emetteranno un poco di fibre nervose, però non riusciranno a toccarsi. Quindi questo lo confrontiamo con un esperimento in cui ci mettiamo in mezzo i nanotubi di carbonio per vedere se è possibile ripristinare il segnale elettrico. Allora, per fare questo abbiamo fatto lo stesso esperimento su un lettino di nanotubi di carbonio, questo non è venuto, non ha funzionato questo esperimento. Quindi se noi mettiamo le due fettine su un lettino di nanotubi normale, come abbiamo fatto prima, non succede niente. Quindi questo ovviamente ci ha portati come a un sentimento di frustrazione, perché sembrava che tutto il lavoro che avevamo fatto prima non serviva più a niente. Allora, c'erano anche degli aspetti tecnici, nel senso che queste fettine di midollo vanno incollate con una cosa che si chiama chicken plasma, quindi è un po' isolante rispetto ai nanotubi di carbonio, quindi non era un esperimento difficile da fare, però diciamo non funzionava. Allora, per vedere se funzionava meglio, abbiamo fatto ricorso a un altro tipo di materiale. Questo è un tipo di materiale che viene fatto a Roma, nel laboratorio del professor De Crescenzi. Praticamente sono delle fibre di nanotubi di carbonio che sono però tridimensionali, cioè hanno una spazialità. Vedete, queste sono più in fondo, queste sono più sopra, quindi sono proprio delle spugnette che si vedono, sono delle spugnette nere, piccoline, che si allungano anche, sono molto robuste, però sono tridimensionali. Quindi abbiamo depositato dei neuroni su queste fibre e poi le abbiamo osservate al microscopio. Vedete che anche in questo caso
Questo è un neurone che si è proprio incollato, vedete, sul nanotubo di carbonio, su questa fibra qui, si è incollato in una maniera tremenda. E per capire, siccome sono oggetti tridimensionali, dopo abbiamo dovuto fare degli esperimenti anche di tipo tridimensionale. Queste sono delle ricostruzioni del microscopio ottico. Questo è il vetro e questi sono i nanotubi che sono depositati sul vetro. Questa è una spugnetta vuota, questa è una spugnetta con i nanotubi, con i neuroni all'interno. Vedete che i neuroni crescono benissimo, in blu sono i nuclei dei neuroni e poi in verde ci sono gli assoni, i dendriti che si allungano. Vedete che praticamente questo substrato funziona benissimo. Ora, se noi facciamo un altro esperimento, cioè una specie di TAC praticamente, noi partiamo dall'alto e osserviamo, tutti gli strati di questa spugnetta. E qui vedete, questa è la spugnetta nuda, e qui ci mettiamo i neuroni. Vedete che i neuroni sono proprio, crescono in tre dimensioni e a diversi livelli hanno, vedete, degli sviluppi estremamente interessanti. Quello che quindi dopo siamo andati a fare, abbiamo cercato di vedere se mettendo due fettine di midollo in questa struttura era possibile rigenerare il segnale elettrico fra queste due strutture. E quindi abbiamo messo un elettrodo qua e un elettrodo qua, abbiamo stimolato di qua, siamo andati a vedere che cosa succedeva di là. Adesso non vi posso dire nel dettaglio che cosa succede, perché queste riviste importanti a cui mandi questi lavori ti impediscono di dire che cosa è successo. Però è successa una cosa bellissima e quindi siamo molto contenti. Di fatto adesso siamo passati allo studio direttamente sull'animale, perché le cose funzionano molto bene ed è molto promettente. Quindi se il segnale si trasmette fra due fettine di midollo che sono dei tessuti complessi, è possibile che anche sul midollo intero ci possa essere questa specie di ricostruzione del segnale. E quindi quello che stiamo per fare è, appunto, prendiamo una di queste spugnette e la mettiamo qui nel midollo spinale lesionato per vedere se riusciamo a rigenerare il segnale elettrico. Adesso sarebbe passato un sacco di tempo, vi faccio vedere molto velocemente l'altro problema di cui volevo parlarvi, cioè il problema dell'energia. C'è l'energia solare che ce n'è veramente tanta. Basterebbe ricoprire di pannelli solari queste piccole zone in giro per il mondo per produrre tutta l'energia di cui abbiamo bisogno. E una cosa interessante è che già Giulio Verne nel 1874 diceva: e che cosa si brucerà al posto del carbone quando questo sarà finito? Acqua, replicò Harding. Acqua, esclamò Pencroft. Acqua come combustibile per macchine e motori? Sì, ma acqua decomposta nei suoi elementi costitutivi. E quindi la conclusione è che l'acqua potrebbe essere il carbone del futuro. Di fatto, quello che potrebbe succedere è che ovviamente l'acqua, nei suoi componenti idrogeno e ossigeno, ha bisogno di essere rotta e poi i due elementi che si formano di idrogeno devono combinarsi per fare una molecola di idrogeno. Giusto per fare un conto, questo è stato fatto un conto dall'MIT di Boston: se noi riuscissimo a trasformare tutta l'acqua di una piscina olimpionica in idrogeno, avremmo due o tre volte l'energia necessaria per tutto il mondo. Quindi il problema qua è che l'idrogeno potrebbe essere, ovviamente qua ci sono dei problemi di conservazione dell'idrogeno, l'idrogeno esplosivo, quindi è molto pericoloso, insomma questo non è ancora tutto scontato, però di fatto se si riuscisse a dividere l'acqua in ossigeno e idrogeno si otterrebbe un carburante estremamente potente che potrebbe essere utilizzato come carburante pulito.
Il problema più grosso è che per passare dall'acqua a ossigeno e idrogeno c'è da superare una barriera energetica enorme. E quindi normalmente ci vogliono o temperature molto alte, praticamente impossibili, oppure anche elettrochimicamente ci vogliono differenze di potenziale molto alte, perché a questo dobbiamo aggiungere anche delle energie cinetiche eccezionali. Però abbiamo visto che la luce, che le piante attraverso l'azione della luce lo fa facilmente. Come lo fa? Praticamente l'energia accumulata dalle foglie attraverso le clorofille sono degli elettroni che saltano di qua e di là, e di fatto dopo c'è un complesso metallico a base di manganese e calcio, ma essenzialmente manganese, che poi ossida l'acqua a ossigeno. Allora, per questo tipo di lavoro abbiamo collaborato con il gruppo della professoressa Marcella Bonchio di Padova, che aveva preparato un complesso simile a questo del manganese. Praticamente quattro atomi di rutenio qui, questi quattro atomi di rutenio che una volta trasformati, vedete, molto simile a questo del complesso naturale, una volta che si ossidano tutti e quattro a rutenio 5, questi ossidano l'acqua. E quindi nel gruppo della Marcella Bonchio a Padova, utilizzando cerio per ossidare i quattro atomi di rutenio, è stato possibile osservare la ossidazione dell'acqua a ossigeno, con dei buoni numeri di turnover e anche delle buone frequenze. Il problema di questo materiale è che se noi proviamo a metterlo su una superficie e quindi generare un elettrodo per poter preparare un device, un po' di questi se ne vanno perché il complesso è solubile e gli altri sono troppo compatti per sviluppare ossigeno in maniera ottimale. Quindi quello che abbiamo pensato è di depositare questi complessi sui nanotubi di carbonio, perché i nanotubi di carbonio hanno una grandissima superficie di assorbimento, e per cui, per esempio, siccome questi sono carichi negativamente e noi prepariamo i nanotubi carichi positivamente, è possibile accoppiarli proprio per attrazione elettrostatica. E quindi abbiamo preparato dei composti, e qui diciamo interviene più chiaramente il nostro lavoro sintetico, abbiamo preparato dei nanotubi con delle cariche positive che attiravano questi catalizzatori carichi positivamente. Poi li abbiamo osservati al microscopio elettronico, vedete, questa è la struttura di un nanotubo di carbonio, i puntini neri sono il complesso metallico, perché gli atomi pesanti di rutenio e di tungsteno si osservano molto bene nella microscopia elettronica. E anche qui, vedete, è possibile vedere tutti questi pallini bianchi, sono i catalizzatori isolati sul nanotubo di carbonio. Abbiamo costruito un elettrodo in cui abbiamo depositato i nanotubi con il complesso metallico, e abbiamo dopo osservato, questo è l'elettrodo in cui si vede chiaramente la porosità dell'elettrodo, perché è appunto dovuta ai nanotubi di carbonio, e dopo, senza entrare nel dettaglio, applicando delle differenze di potenziale si vedono, questi sono dei picchi che si sviluppano per la presenza di ossigeno che si sta sviluppando sull'elettrodo. Quindi di fatto quello che possiamo fare è, abbiamo trovato un sistema in cui a potenziali relativamente bassi noi possiamo ossidare l'acqua ad ossigeno. Nel momento in cui questo l'abbiamo fatto, dall'altra parte dell'elettrodo si può sviluppare idrogeno, e quindi questo è un sistema sicuramente molto valido, e questa scissione dell'acqua avviene a potenziali molto simili a quello che succede nella foglia. Quindi di fatto, se vogliamo essere un poco, possiamo metterci un po' di immaginazione, quello che stiamo facendo, stiamo creando una foglia artificiale in cui appunto l'acqua che si assorbe sui nanotubi di carbonio viene ossidata a ossigeno, e poi il resto viene ridotto a idrogeno. Questo, scusate un po' la fretta, ma si è fatto un po' tardi, e tutto questo è un lavoro che viene fatto in collaborazione. Avete visto, io vi ho nominato la professoressa Ballerini e la professoressa Bonchio e tutti i gruppi collegati. Sicuramente una delle cose più importanti del nostro mestiere
e sono i rapporti umani. La cosa più bella di girare il mondo è di conoscere gente che la pensa in modo completamente diverso da noi, pensiamo ai giapponesi, ai cinesi, ai coreani, e confrontarsi con loro su tematiche che vanno oltre la scienza. Quindi questo è sicuramente un valore aggiunto del nostro lavoro e che ci ripaga dei molti sacrifici che facciamo. L'altro aspetto bellissimo è il fatto di lavorare con i ragazzi. Il contatto con i ragazzi ci mantiene giovani e ci continua a trasmettere l'entusiasmo di cui c'è bisogno per fare questo lavoro. Qui, siccome ce l'avevo questa slide, me l'ho messa, questo è il mio laboratorio dal 93 al 2012, quindi 10 anni. C'è un sacco di ragazzi, naturalmente tutti quanti, ogni ragazzo ha il suo carattere, quindi sono tutti diversi. È interessante studiare chi è più motivato, chi è meno motivato. Passa di tutto, nel senso che ci sono ragazzi che hanno voglia di fare, che si ce la mettono tutta, altri che vengono a fare vacanza. Però, oggi il mio laboratorio è composto di circa una ventina di persone, per cui io faccio un po' fatica a seguirli tutti. Però in qualche maniera adesso tutti quelli che ci sono trovano le motivazioni per portare avanti la ricerca. Ci vediamo una o due volte alla settimana con tutti quanti per parlare di ricerca. Qui mi fa piacere farvi vedere che il laboratorio è un laboratorio internazionale in cui ci sono praticamente su 128 di questi 10 anni, la metà sono italiani e gli altri sono un po' di tutte le nazioni. Ho passato un primo periodo che io chiamo il periodo greco, perché sono passati un certo numero di greci, poi non so perché i greci hanno smesso di venire, sono arrivati i francesi e ho avuto un certo numero di francesi, adesso è il periodo degli spagnoli e siccome mi sono trovato bene con gli spagnoli adesso ne vengono un sacco e ho perfino imparato a parlare spagnolo. E questa è una fotografia recente dell'anno scorso del mio gruppo e praticamente è curioso vedere che questa era dell'ottobre dell'anno scorso, ma già circa metà di questi non ci sono più. E sono molto orgoglioso del fatto che almeno una ventina dei miei ex collaboratori sono adesso professori di università, lavorano in giro per il mondo. E forse l'esempio più bello è quello di una ragazza messicana che mi è stata raccomandata da un amico, quindi io non ho guardato niente, ho detto vabbè, se me la raccomanda lui la prendo sicuro. L'ho presa e dopo che è arrivato ho scoperto che era una fisica teorica e che veniva a lavorare in un laboratorio di chimica organica dove si usano praticamente le mani. E la cosa più bella è che dopo essersi rimboccata le maniche, aver imparato eccetera eccetera, è tornata in Messico, adesso è professore di chimica in Messico. Ecco, grazie. Bene, grazie mille al professor Prato per la bellissima presentazione, sembra veramente che i nanotubi siano uno dei materiali del futuro, insomma, no? Sicuramente, hanno proprietà miracolose. E, prima di passare alle domande vi ricordo che c'è questa esposizione in cui tra l'altro c'è anche la prova di Enrico Fermi e vi ricordo anche la prossima conferenza che sarà di archeologia e si terrà l'11 marzo. E, se avete delle domande per il professore, prego. Bisogna farla col microfono. Allora, io non ho capito bene, quando parlava dell'esperimento di mettere quella spugnetta di nanotubi tra i due pezzi di midollo, se la spugnetta era colonizzata da cellule nervose oppure se si aspettava che i due pezzi di midollo colonizzassero loro la spugnetta. Ecco, non ho capito bene quel passaggio. Diciamo che in teoria potrebbero avvenire le due cose, nel senso, cioè
l'idea di mettere la spugnetta ha il vantaggio di in qualche maniera collegare elettricamente i due monconi. Quindi il fatto di avere questi due monconi significa che le due parti potrebbero già cominciare a sentirsi per il fatto che questi fili sono conduttori. E, dopodiché possono succedere due cose: o si ha direttamente un passaggio di segnale elettrico, oppure le fibre nervose possono crescere su queste fibre e, siccome abbiamo visto che appunto in qualche maniera i nanotubi aiutano le fibre nervose a riconoscersi, che si guidino una verso l'altra. E quindi un discorso è quello di mettere la spugnetta lì e di vedere che cosa succede per vedere se le fibre si riconnettono. Un'altra possibilità è quella di colonizzare le spugne con delle cellule, metterle lì e vedere che cosa succede, se queste qui dopo danno luogo praticamente è come se noi stessimo creando una forma di tessuto artificiale colonizzato appunto da cellule che possono essere nervose, staminali, quello che è, e poi in teoria questo potrebbe riconnettere le due parti del tessuto. Certo. E mi pare che sono tipo 3 mesi o 4 mesi che stiamo aspettando il permesso del Ministero, perché ci sono sempre problemi etici su questi esperimenti animali. Prego. Io volevo chiedere invece la, diciamo, sicurezza nel lungo periodo di mantenere questi nanotubuli all'interno del midollo spinale di un paziente. Se è stato già pensato qualcosa nel lungo periodo, oppure ancora questo è un problema critico, diciamo, della sperimentazione? Ma diciamo, qui possono succedere due cose. Una è che la spugnetta viene colonizzata dalle fibre nervose e rimane là per sempre. Non penso che sia un gran danno, visto che è sopportata molto bene dai tessuti. E abbiamo anche fatto degli esperimenti per vedere proprio l'adattabilità dei tessuti nervosi a queste spugne. Abbiamo visto che effettivamente non hanno nessun problema. E quindi il problema più grosso di solito è proprio il contrario, cioè che i polimeri biodegradabili si degradano troppo presto rispetto ai tempi necessari, e quindi il fatto che queste siano fibre relativamente indistruttibili potrebbe portare dei vantaggi in questo senso. Se per qualsiasi motivo a lungo tempo questo portasse dei problemi, quello che si può fare è queste fibre si possono funzionalizzare, cioè diventano un po' più biocompatibili e quindi a un certo punto possono essere piano piano eliminate. E quindi qui di nuovo interviene la chimica organica, nel senso che il materiale, noi sappiamo già che i nanotubi funzionalizzati con porzioni polari di molecola sono molto più facilmente accettati dal corpo e sono più facilmente eliminati anche. Quindi se per caso ci fossero dei problemi potremmo intervenire in quel senso. D'altra parte, un'altra parte del progetto prevede anche di innestare dei fattori di crescita neuronale, quindi la funzionalizzazione di queste fibre potrebbe anche portare al fatto di inserire anche dei fattori di crescita che potrebbero aiutare la crescita delle fibre nervose. Io volevo chiedere riguardo all'aumento del numero di sinapsi che possono generarsi tra neuroni nel momento in cui vengono applicate a questi nanotubi di carbonio. Ecco, questo aumento, nel caso in cui venga magari queste spugne di nanotubi di carbonio vengano
utilizzate per curare lesioni a livello spinale, ecco, ma l'aumento di sinapsi può generare qualche problema, che ne so, magari un affaticamento stesso dell'attività, cioè, comunque dell'attività sinaptica, oppure anzi è magari un miglioramento il fatto che comunque essendoci più sinapsi c'è un maggiore comunicabilità, insomma, tra le cellule. Dunque, in teoria non dovrebbe succedere niente, nel senso che l'aumento di sinapsi comunque dopo è regolato dai fenomeni, diciamo, dalle attività che possono essere sia stimolatorie che inibitorie, quindi se diciamo, i segnali inibitori dopo in qualche maniera frenano i segnali stimolatori, allora il tutto viene in qualche maniera controllato. Quello che è successo, adesso non so se è un caso o meno, ma un ratto in cui è stata inserita, nella cui calotta cerebrale è stata inserita una di queste spugnette, ha aperto da solo la gabbia e se n'è scappato. Quindi non sappiamo se diventano più intelligenti. Però, insomma, normalmente non, vediamo che non succede niente, sì. E non ci sono altre domande? Ah, un'altra. E lei ha parlato all'inizio anche della possibilità chiaramente di usare cellule staminali e mi chiedevo quali sono secondo lei appunto i vantaggi o le differenze basilari che offre la soluzione con i nanotubi, in cosa... Se le cellule staminali portano alla formazione di cicatrici non possono essere utilizzate, ma invece i nanotubi, cioè in teoria, adesso questo è proprio un'ipotesi così, ma in teoria uno ci può mettere nelle spugne, ci può mettere delle cellule staminali, aspettare che si formino cellule neuronali e poi innestarle, e quindi quello porterebbe un vantaggio, ma insomma a prescindere dal fatto di usare o no cellule staminali, i nanotubi sono... metallici, sono come dei fili elettrici che conducono e quindi potrebbero comunque collegare dal punto di vista elettrico le parti di midollo che sono interrotte, quindi un po' quella, diciamo, non c'è paragone, diciamo, fra le due cose. Ultima domanda. A me interessava la parte inerente all'energia. Lei ha fatto vedere una slide in cui se mettessimo degli impianti fotovoltaici in certe parti del mondo, sicuramente perché molto soggette alla luce solare, risolveremo il problema energetico. Io un po' ne so e praticamente un'azienda non fa questa cosa perché il problema principale è l'accumulo di questa energia elettrica e la domanda dell'utente che è abbastanza continua e un impianto fotovoltaico ha questo problema. E quindi il carbon fossile e i generatori di gas sono quelli attualmente utilizzati, anche se impianti molto poco efficienti, vabbè, comunque. Allora la mia domanda è: esiste un punto di ricerca che metta in comunicazione i nanotubi con l'accumulazione di energia prodotta, lo stoccaggio di energia? Non necessariamente i nanotubi, nel senso che diciamo la slide che ho fatto vedere sugli impianti solari serve solo a far capire che insomma basterebbe poca superficie adattata a pannelli solari per risolvere i problemi di energia del mondo. È solo una slide così tipo promozionale. D'altra parte, se uno vuole, ci sono anche delle controindicazioni, degli aspetti negativi in questo, perché per esempio tutto quello che sta succedendo adesso al sud, dove a causa soprattutto degli incentivi molti campi non vengono più coltivati ma vengono trattati, cioè vengono coperti con pannelli solari che poi magari stanno là e nessuno li usa più, eccetera eccetera, è anche una distorsione del problema. E ci sono sicuramente allo studio dei modi per accumulare la corrente, quello sì, per accumulare l'energia. In questo momento non saprei esattamente dirle quali, però so che c'è moltissima ricerca per accumulare in qualche maniera
sono soprattutto turbine, credo, però questo è un altro tipo di problema. Però sicuramente il fatto che la luce solare sta solo di giorno è un problema di continuità e quindi va assolutamente risolto in questa, in qualche maniera, sì. La mia domanda verteva più che altro sul fatto che i nanotubi metallici, per esempio, fanno scorrere bene la corrente. I nanotubi trattati in modo tale che diventino semiconduttori sono ottimi per segnali on-off. Fanno scorrere la corrente, ma esiste anche una relazione tra i nanotubi e il controllo e la conservazione di quella corrente che passa? Una cosa di questo tipo, ma soprattutto anche controllo. Cioè, io sto pensando in questo momento, per esempio, alle barre di grafite che controllano un certo tipo di reazione. E grafite e carbonio, come lei ha detto all'inizio, è una forma. Esiste una cosa che mette in relazione queste due branche al momento, i nanotubi e controllo, stoccaggio, conservazione di questa energia? Era questa la... Oh, se vuole, un aspetto interessante dei nanotubi è che si dice che i nanotubi conducono la corrente in modo ballistico, cioè gli elettroni si muovono in modo ballistico. Questo vuol dire che gli elettroni si muovono senza causare riscaldamento. Allora, questo qua è sicuramente un vantaggio, però che si possa fare un cavo lungo chilometri a base di nanotubi di carbonio e che quindi si può portare la corrente senza dispersione, questo non glielo so dire. Va bene, ci saranno sicuramente molte altre domande, però purtroppo abbiamo sforato parecchio con i tempi, quindi ringraziamo di nuovo il professor Prato. Grazie.